Bentrovati amici di Napoli Village. È un po' che non facciamo una video recensione, ma stavolta abbiamo qualcosa di molto particolare da raccontarvi. Noi andiamo in moto tutti i giorni e conosciamo bene i pericoli della strada. La cosa migliore sarebbe essere sempre vestiti protetti, con capi omologati, certificati, con le protezioni rigide, ma non possiamo uscire di casa la mattina come se dovessimo fare una gara di MotoGP tutti i giorni. Il massimo sarebbe un tessuto intelligente, confortevole, soffice, vestibile, che però si attiva magicamente in caso di pericolo. Fantascienza? Forse, ma siamo nel 2015. I film di fantascienza erano ambientati 15 anni fa e tutto quello che potrebbe sembrare assurdo in realtà è perfettamente reale. Benvenuti nel mondo del D3O. Cos'è il D3O? Il D3O è un fluido non newtoniano. Diciamo che se io spingo un oggetto, lui si muove. Se io lo spingo molto velocemente, si muove molto velocemente. Il D3O no, è un fluido non newtoniano, non risponde alle banali leggi della fisica. Se io lo muovo, lui si plasma. Ma se io insisto e ci metto cattiveria, reagisce in maniera piuttosto decisa. Nel concreto come funziona? Andiamo a vederlo. Prendiamo un maccherone, arrotoliamolo con un po' di pasta D3O e poggiamolo sul nostro tavolo. Martello. Niente. 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 Potrei farlo con un dito, ma non mi pagano abbastanza. Qua ho avuto l'aumento. E nonostante il fatto che io alle mie dita ci tengo, ora mi tocca veramente fare la prova del dito. Non l'ho provata prima, veramente. Tengo famiglia. Grande. Esfizio. Allora, si sente l'impatto, però si sente molto attutito e l'energia viene scaricata ai lati del dito attraverso la pasta di D3O che si rigidisce all'istante sul momento dell'impatto. Eccezionale. Finita la lezione di fisica applicata, cosa interessano i motociclisti di questo strano materiale? Ci piacerebbe che fosse applicato ad un tessuto tecnico, con delle protezioni soffici, morbide, ma che a quel punto, in caso di impatto come il martello sul dito, diventino rigide e ci proteggano il corpo. Qualcuno ci ha pensato. Ed è la Xion, una casa olandese, che produce questo tipo di abbigliamento tecnico, appunto, non pensato per i motociclisti, ma per gli stuntman di Hollywood. E io non ho il fisico della controfigura di Brad Pitt. Pazienza. Mia moglie ieri ha fatto il Raoul. Allora, la safety jacket della Xion è una maglia in tessuto elasticizzato che comprende delle patch con delle parti di D3O. Non è in forma di pongo o di plastilina, ovviamente, ma è in forma di gomma. La consistenza che è proprio quella di un foglio di gomma qualunque. Certo, in caso di impatto io mi aspetto che si rigidisca. Ed in effetti è così. La natura del materiale consente di essere utilizzata in maniera diversa e migliore rispetto alle protezioni tradizionali. Abbiamo ovviamente l'avambraccio, abbiamo il gomito, abbiamo la spalla, ma abbiamo la protezione per l'omero, che non esiste nei giubbotti da moto. Abbiamo la protezione per l'arcata costale laterale, dove in alcune dinamiche è lo stesso gomito a causare un impatto sull'arcata delle costole, fratturandole. Ovviamente c'è il paraschiene integrale. Tutte queste protezioni sono omologate, alcune di livello 1, alcune di livello 2. La loro efficacia non l'abbiamo voluta provare su strada, ma la sensazione di sicurezza che si ha indossando questa corazza è veramente superiore a quella dei più blasonati giubbotti da città. La Xion, oltre a questa jacket che ho addosso, produce anche tutta una linea di abbigliamento a maniche corte, a maniche lunghe, pantaloni, pantaloncini e anche un passamontagna che includono questo tipo di protezioni. Come abbiamo detto, la consistenza è quella di un foglio di gomma, ma in caso di urto abbiamo visto come reagisce. Molti pregi, qualche piccolo difetto, dovuto esclusivamente al fatto che il materiale Xion non è progettato per i motociclisti. Anzitutto, il pantalone e la tuta non si possono unire a formare un sottotuto intero, sarebbe comodo. Il pantalone del resto non ha neanche un paio di bretelle e dopo parecchio tempo in moto comincia a scendersene. Al di là di questo, la sicurezza che dà avere questa tuta addosso è impagabile. Questo materiale gommoso che tu senti, soffice, amichevole al tatto, ma all'occorrenza sai che ti salverà la vita, non ha paragoni. Come abbiamo detto, la vestibilità è altissima, anche se purtroppo il tipo di tessuto utilizzato non è paragonabile all'Airflow, la rete con la quale si fanno i giubbotti motociclistici estivi o le pettorine da motocross. Xion non produce materiale tecnicamente motociclistico, anche se stanno pensando ad una linea in questo senso, perché evidentemente le richieste saranno fortissime.
In realtà non può essere neanche comprato in Italia questo materiale perché non hanno un distributore italiano e questo è un peccato. Ci si può collegare al sito, sfogliare il catalogo, vedere la propria taglia e farsi mandare tutto quello che si vuole dall'Olanda in pochi giorni con dei prezzi d'attacco molto convenienti, paragonabili a quello che è un giubbotto tecnico, un pantalone tecnico di media fascia. Dobbiamo ringraziare innanzitutto Xion per averci dato l'opportunità di provare questo materiale e l'amico Vedet Mototours per l'intermediazione linguistica tra noi e l'Olanda, anche se in inglese. Quindi arrivederci alla prossima e guidate con eleganza, anche se addosso avete la roba Xion. Io vado in moto tutti i giorni, conosco i pericoli di un motociclista ed è importante essere sicuri sulle due ruote. Poi 5 secondi di... Come ho detto, mi piaceva, ho detto via, vai, riproviamoci, vai, parti. Vai. Quando vuoi. Ah, già stato, ok. Allora, io vado in moto tutti i giorni. Ehi, Marina, con quel cantano al dito là.